bambino che va dal papà e dice: papà, papà, guarda, ho guadagnato 20 euro. Il padre dice: ma come, papà, tu hai 7 anni, 20 euro, guarda, e chi te li ha dati? Papà, ma hai tenga la scienza in capo, papà, tu non sai, io praticamente stavo con la mia biciclettina, camminavo nella campagna, io ho visto un signore che stava vicino a quelle signorine, quelle che camminano un po', capito? Quelle che praticamente ogni volta che passiamo, mamma dice: corri, corri, guarda, guarda, non guarda. E io ho detto: vicino al signore, se tu non mi dai 10 euro, io vado in paese e dico a tutti tu chi frequenti. E quello ha detto: no, ma che c'è? Tieni 10 euro, non dire a nessuno dove mi hai visto. E così papà, quello mi ha dato 10 euro. Sì, hai capito papà, ma sono 20 euro però. Sì. No, ci stanno altri 10 euro, papà. E come te lo. Perché tornando sempre con la mia biciclettina, no? E io ho visto praticamente che questo signore avvoltava la chiave in una serratura. Capimo, se c'è pure stai a casa, dammi un altro 10 euro, se no vado in paese e vado a dire tutti quanti chi frequenti dove abiti. Ma guarda papà, queste cose non si fanno, e questo è portare spie. Tu, ma questi 20 euro, sai che cosa fai? Vai in chiesa, vai dal sacerdote e li dai in beneficenza, perché papà non so fanno questi fatti, capito? Devi diventare un uomo sano, un uomo come papà. E il bambino giustamente, papà, una volta che mangia buscate, quindi giù un mese, ma si mette sulla biciclettina, va, insomma, si dirige verso la chiesa, bussa, si apre una porta e il bambino: Mosè c'è pure la fatica, non mi riesce!